scusate, ma come al solito questa posizione e questo microfono e soprattutto questo pubblico, ecco, un pochino di emozione me la mette. Allora, inizierei a dirvi così: questo è il primo di una serie di tre incontri che verranno poi ripresi in streaming e quindi verrà fornita l'opportunità anche a quei colleghi che oggi non possono essere presenti di come dire, poter seguire il corso in differita, diciamo così. Nella lettera che vi abbiamo inviato io e il sindaco sono contenuti in estrema sintesi quelli che sono un po' i nostri intendimenti. Dietro ognuna delle parole che abbiamo scritto, che non sono, ci tengo a dirlo, per nulla di circostanza, ma sono frutto di un ragionamento e di una riflessione che nel primo anno di amministrazione abbiamo fatto intorno al tema del 150esimo. Che sapete, o se non lo sapete, cominciamo a dirlo, ma sicuramente la maggior parte di voi lo sa, cadrà esattamente il 9 dicembre del 2016, quindi tra esattamente 2 anni. L'idea è quella di costruire tutti insieme, dentro l'ente e fuori in città, un percorso che faccia vivere alla città e all'ente un'occasione probabilmente che a posteriori riconosceremo, credo, e io mi permetto di dire intuisco già oggi, potrà essere irripetibile per tutti noi, per noi che amministriamo oggi, ma che siamo consapevoli che prima di noi ce ne sono stati altri, per voi che ci lavorate in questo ente, chi da tantissimo, chi da poco, chi andrà in pensione, beato lui, beato lei, a breve, o chi invece ci andrà tra molti anni, ma sicuramente con la consapevolezza che sempre qualcuno ha costruito quello che noi oggi ereditiamo e ci sarà qualcun altro che erediterà il nostro lavoro. Quindi, ecco, è un po' questa l'idea, non quella di preconfezionare un progetto, metterlo sulla testa dei vari uffici e dire ok, ognuno di voi fa questo pezzettino, così alla fine l'amministrazione farà la sua bella figura con le sue celebrazioni istituzionali che sicuramente ci saranno, ma non saranno, come dire, il momento più importante di questo 150esimo anniversario di fondazione del Comune. Ecco, trattandosi di fondazione del Comune è chiaro che il Comune come ente è il protagonista, forse ancor più della città, che celebrerà invece i suoi 50 anni il mese seguente, quindi nel gennaio del 2017. Per costruire, diciamo, per cominciare a immaginare questo percorso abbiamo fatto dei passi, uno dei quali, e quindi vi invito a leggere, è la delibera di indirizzo che abbiamo approvato nel mese di luglio, che vi invito a leggere, trattandosi di una delibera di giunta, la trovate in rete, che, come dire, indica un po' il tracciato di lavoro. Rubo ancora un minuto perché poi avremo occasione nell'ultimo incontro di gennaio di riparlare, consapevoli, diciamo, di quello che ci è stato detto in questi primi 3 incontri dal professor Lunari e dalla professoressa Luciana Tribuzio, che ci condurrà nei prossimi incontri proprio ad addentrarci nella storia di Brugherio un po' più da vicino. Ecco che è arrivato anche il sindaco. Se vuoi accomodarti anche tu e non lasciarmi proprio da sola. Ecco, dicevo che alla fine di questi primi 3 incontri, con l'ultimo incontro, ci sarà modo di approfondire più da vicino le varie tematiche che ci riguardano.
L'auspicio, come dire, l'obiettivo che noi ci siamo posti proponendovi questi incontri è quello che da ciascun ufficio, da ciascuna sezione, da ciascun settore possano, come dire, uscire entusiastiche adesioni a un progetto che comunque sarà un progetto obiettivo trasversale che potrà coinvolgere tutti i dipendenti comunali che ritengono di essere interessati, coinvolti, di aver voglia di partecipare. Io per il momento davvero mi limiterei qui a questo perché riprenderemo il discorso in maniera sicuramente più approfondita a gennaio nell'ultimo incontro e lascio la parola al sindaco per un saluto veloce. Saluto velocissimo, scusate il ritardo, ma ero da un'altra parte. In realtà non so bene se sia una delle prime occasioni che abbiamo per fare un percorso di questo tipo, perché tante volte magari in questa sala consiliare o anche in altre occasioni ci sono stati percorsi, momenti di formazione che hanno visto riuniti anche diversi settori del comune. A me sembra molto interessante e molto bello che questo lo si faccia un po' a partire dal percorso che avviamo oggi anche con voi sul 150esimo. Mi sembra un elemento altrettanto importante da sottolineare il fatto che prima ancora che alla città, prima ancora che presentare questo progetto alle associazioni, costruire il percorso vero e proprio dei grandi eventi del 150esimo, si parta dall'interno, si parta da noi, si parte da questa grande famiglia che è il comune, perché è qui all'interno che partiamo a costruire appunto questo percorso. Non lo facciamo e non lo abbiamo scelto a caso, ma lo abbiamo fatto proprio come uno dei punti fondamentali di questo percorso da proporre poi alla città, un po' sviluppare anche tra di noi il senso di appartenenza, ancora di più il senso della conoscenza, della volontà e anche la responsabilità, se mi passate questo termine, di far parte di una struttura come questa. E quindi in questo senso abbiamo pensato anzitutto a voi e a noi, perché anche noi siamo ormai parte in questo percorso, e poi a tutto quello che faremo in una fase successiva con la città. Quindi intanto grazie a voi che avete accettato questo invito e questa proposta e questa opportunità che, come vi ha già detto Laura, costruiremo insieme in questi primi 4 appuntamenti. Buona notizia, tutti gli inconvenienti tecnici li abbiamo già incontrati. A meno di un iceberg davanti in stile Titanic abbiamo finito per oggi. Allora, grazie di essere venuti. Ringrazio ovviamente il sindaco, è anche giusto quando si inizia un intervento ringraziare i padroni di casa, quindi il sindaco, tutti gli intervenuti, non l'assessore alla cultura, lei non la ringrazio, perché mi telefona e mi dice: Marco, c'è una conferenza da fare ai dipendenti comunali sulla storia di Brughera dell'Italia. Ok, ma la storia d'Italia più o meno la conoscete. Credo che sappiate che ci sono state due guerre mondiali nel 1900, sappiate che Brughera in Italia dal 1860. Allora faccio la storia di Brughera io? No, perché c'è un'esperta che ne sa molto più di me. Allora devo fare una storia d'Italia e di Brugherio senza fare una storia d'Italia senza fare una storia di Brugherio. Uno dice: splendido, sono a posto, va bene. Cosa ci inventiamo? Idea, non so se è geniale, questo lo deciderete voi. Parliamo di Brugherio e dei suoi rapporti con l'Italia. Va bene. Cioè, la domanda è: quando succedono alcune cose in Italia, cosa succede a Brugherio? Perché non è detto che un paese senta subito i cambiamenti che avvengono a un livello più grosso. Oggi, se uno mi dice qual è uno dei grossi problemi oggi al mondo, non so, fondamentalismo islamico, l'ISIS, io vado in montagna in un paesino di 300 abitanti sperso sulle Alpi, se andassi lì e chiedessi: ma qua il fondamentalismo islamico è un problema? Credo che mi direbbero di no.
insomma, Progherio, certe cose che sono accadute in Italia, che noi conosciamo, quanto venivano sentite dalla popolazione? Quali erano le ricadute che aveva in loco la grande storia? È quella che viene chiamata un po' storia dal basso, vedere come in un paese si riflettono le grandi dinamiche a livello nazionale. Allora partiamo da quest'idea, partendo da dove? Prima cosa chiedendoci la domanda fondamentale: dov'è Progherio? Adesso vediamo se funzionano i prodigi della tecnica. Ok, dov'è Progherio? Uno mi dice: lo so, lo sappiamo, è lì, è qua, in questo punto. Più o meno sono 10 minuti da Cascina Gobba, 15-20 minuti da Piazzale Loreto, che diventano 2 ore nell'ora di punta, vicino a Monza, e qui non entro nel discorso se siamo più vicini a Monza o a Milano, diatriba lunghissima. Sì, Progherio oggi è qui, ma nel 1860 dov'era Progherio? Non era proprio lì, è un po' più spostata, perché nel 1800, eccolo qua, nel 1860 Milano era questa. Mi scuso per l'immagine, non serve ad avere una migliore definizione. Chiedo ai tecnici, perché si vede molto male. Questa è la mappa di Milano nel 1860. Bisognerebbe probabilmente squarire un po' l'immagine, scusate. Questa è la mappa di Milano nel 1860, pochi anni prima, direi il vero, 1856. Si vedono. Questi sono i bastioni attuali, questo è Lazzaretto, vuol dire che questa è Porta Venezia. Fuori dalle mura di Milano ci sono campi, basta. Dentro le mura, questo in particolare, troviamo anche campi. Oggi Milano è vicina, 10 minuti Cascina Gobba, 1 ora alle 8 del mattino. Al tempo la distanza tra Progherio e Milano era molto maggiore. Milano era più piccola, finiva a Porta Venezia. Ancora negli anni 20, quando si andava fuori porta, nelle osterie, a mangiare, poi a riposarsi sotto il pergolato, si andava a Lambrate o magari a Cimiano. Oggi pensare di andare, che Lambrate sia fuori porta fa quasi ridere. Andiamo a fare una passeggiata nel verde, dove andiamo a Lambrate, lasciamo perdere. Oggi il fuoriporto è come minimo Missaglia, Montevecchia, se non addirittura il lago di Lecco, di Como. Insomma, le distanze erano oggettivamente diverse. Intanto Milano era qualche chilometro più in là, magari sempre qui, anche Milano è sempre qua, ma Milano era più piccola. E poi i mezzi di locomozione erano diversi. 1856 questa mappa, per andare a Progherio, a Milano, era un viaggetto, si andava a piedi, qualcuno magari col carretto, ma non si faceva in giornata. C'era probabilmente a Progherio chi lavorava a Milano, presumibilmente molto pochi, ma in quel caso ci andava il lunedì e ritornava il sabato sera facendosela a piedi. Quindi questa distanza fisica corrispondeva una distanza sociale, politica molto ampia. Quindi chiedersi che cosa effettivamente succedesse a Progherio, quanto si ripercuotessero quegli eventi della storia nazionale, ha molto senso, perché Progherio era fisicamente e socialmente lontana dalla città. Prendiamo l'avvenimento da cui inizia tutto, da cui poi inizia anche la nascita del comune. Esempio, l'unificazione, no? Questa è l'Italia che del 1814, divisa in tanti stati. Milano fa parte del regno lombardo-veneto, che fa parte dell'impero austriaco, e poi per tappe successive l'unità italiana. 1860 la Lombardia, la Toscana, cioè l'Emilia-Romagna, 61 il sud Italia, poi il Veneto con la terza guerra d'indipendenza nel 66, Lazio e Roma nel 70, dopo la prima guerra mondiale anche il Trentino, l'Alto Adige e il Friuli.
Ecco, questo processo unitario a Bruguera non viene sentito. Se andiamo tranquillamente, Bruguera è un paese piccolo. Se uno va a vedere i ruoli dell'est, in pratica i registri delle tasse del 1790, quelli che ho trovato, a Bruguera c'era qualche oste, qualche proprietario di mulino, per lo più la popolazione era contadina, e i contadini dal Risorgimento sono esclusi, non ne fanno parte, questo lo si sa. La Giovane Italia, l'associazione creata da Mazzini per l'unità italiana, richiedeva ai propri membri di essere alfabetizzati, e nelle campagne erano analfabeti, non c'erano contadini che sapessero leggere e scrivere. I contadini non partecipano al processo risorgimentale, ne rimangono al di fuori, e questo per l'Italia crea un grossissimo problema, perché abbiamo una partecipazione ridotta degli italiani al processo di unificazione nazionale. È un processo che viene svolto soprattutto dagli elementi delle città, dai ceti mercantili oppure artigianali. I mille di Garibaldi, tantissimi erano lombardi, molti bergamaschi, che infatti un tempo Bergamo era detto la città dei mille, nessuno contadino, venivano tutti dai ceti medi, artigianali, mercantili. Questo fa sì che quando viene realizzata l'unità italiana ci siano dei problemi notevoli, quelli che troviamo velocemente riassunti in questa mappa. Bene. Innanzitutto, a essere uniti sono regioni differenti, che hanno tradizioni anche legislative differenti, gente che non parla la stessa lingua, che non conoscono l'italiano. Nel 1861, piacerebbe ricordarmi i dati, non me lo ricordo a memoria, ditemi voi cosa c'è scritto, gli italofoni, nel momento dell'unità italiana, quelli che parlano italiano, sono il 2,5% del totale. Gli italiani non parlano italiano. La famosa frase "abbiamo fatto l'Italia, bisogna fare gli italiani" è perfettamente vera. Gli italiani non sentono l'appartenere a questo Stato, non partecipano al processo di unificazione nazionale se non una piccola minoranza, non sentono un sentimento di appartenenza all'Italia, non condividono neanche la stessa lingua, anche le abitudini alimentari sono diversissime. Una cucina italiana nascerà solo attorno al 1890, non c'è ancora. Quello che si mangia al nord e al sud è completamente diverso. È un paese proprio da creare, da fare ex novo, e con delle differenze sociali anche, in termini di ricchezza spaventose. Nel nord iniziamo ad avere l'avvio dell'industrializzazione, il sud è totalmente agricolo. Se noi prendiamo il dato sull'analfabetismo, per esempio, il contrasto è stridente. Nel nord, al momento dell'unità, gli analfabeti si aggirano attorno al 54%. Nel sud raggiungiamo in Sicilia il 90%, 86% in Campania, Puglia, Calabria e Abruzzi. Quindi due realtà sociali, culturali completamente diverse. Un altro dato molto significativo delle differenze, ecco, nel 1911 l'alfabetizzazione aveva fatto dei passi avanti notevoli. In Italia del nord, in Italia settentrionale, i tassi di analfabetizzazione sono attorno all'11%, nel sud sono ancora altissimi. Due realtà sociali differenti, anche da un altro punto di vista, quello degli esonerati dal servizio di leva. Perché si veniva esonerati? Soprattutto per problemi fisici dovuti a malnutrizione, altezza insufficiente, segno di un'alimentazione insufficiente nell'età dello sviluppo, rachitismo o problemi analoghi. Anche qua abbiamo una differenza stridente tra l'Italia settentrionale e il Mezzogiorno, l'Italia meridionale. Due realtà sociali, come dicevo, completamente diverse tra di loro.
nord, sud, centro, ma anche all'interno della stessa Italia settentrionale, le singole aree geografiche hanno molto poco a che spartire. A questo si aggiunge per il nuovo Stato unitario una differenza ulteriore, che è la rottura con i cattolici. Il nuovo Stato unitario è stato fatto ai danni dello Stato della Chiesa, occupando prima le Marche, l'Emilia che appartenevano allo Stato della Chiesa, e poi con la breccia di Porta Pia, Lazio e Roma. Scusate. Papa Pio IX non riconoscerà mai lo Stato italiano. Nel momento in cui il Senato italiano vota il trasferimento della capitale a Roma, il Papa procede a scomunicare il re e l'intero Senato, in una posizione di scontro fortissimo. Pio IX emanerà il non expedit, cioè non conviene, il linguaggio tipico delle alte sfere vaticane, no? Non conviene cosa? Non conviene votare, non conviene partecipare alla vita politica. Il non expedit è letteralmente l'invito, l'ordine possiamo dire, perché poi nel confessionale il prete non dava la soluzione a chi non obbediva, il divieto per i cattolici di partecipare alla vita politica italiana, dello Stato unitario. Ma questo in un paese cattolico come l'Italia vuol dire che un'ampia parte della società civile non si riconosce nello Stato, nelle sue istituzioni, si pone al di fuori di esso. È una, oggi diremmo che è una carenza di democraticità enorme. Al tempo il linguaggio in uso era un altro, ma comunque vuol dire che le basi su cui poggia lo Stato italiano sono molto fragili. I contadini non si riconoscono in esso, i cattolici non si riconoscono in esso. Le proteste assumono toni spesso drammatici. Il brigantaggio nel sud Italia, il brigantaggio è una rivolta, non è semplice delinquenza, è una rivolta sociale. I morti per il brigantaggio saranno più che quelli della terza guerra d'indipendenza. Poi rimane l'immagine romantica che troviamo in tante immagini come questa, del brigante fuori legge, un po' l'azzurro, ma la realtà era totalmente diversa. Scusate, avevo lasciato il cellulare acceso per guardare l'ora, ma fa interferenza col sistema, a questo punto lo spengo. Il brigantaggio in realtà è una rivolta sociale, è la rivolta dei contadini del centro e sud Italia contro uno Stato nel quale non si riconoscono e che li opprime con tasse, col servizio di leva, e che loro, al quale si ribellano. L'immagine romantica del brigantaggio è falsa. Il brigantaggio è questo. Questi sono i briganti catturati dal regio esercito italiano. Se vedete questo, vedete che c'è dietro un soldato che lo tiene per i capelli. Vedete questo che lo tengono fermo, e anche questo? Vedete? Qualcuno immagina il perché li tengano fermi? Sono morti e hanno stati uccisi, però serviva per motivi di propaganda la foto col brigante catturato, e allora vengono esposti, vengono tenuti su. Questi sono tutti cadaveri, forse questo è vivo. Vengono tenuti su per fare la foto da esibire, come dicevo, per propaganda, da appendere nei paesi come monito. Quello al brigantaggio è una guerra civile, nascosta, ma estremamente acre e crudele. Ed è il segno, come dicevo, di un'Italia in difficoltà, di un'Italia segnata da un analfabetismo, da un'unità ancora incompleta nel momento del 1860, da leggi regionali e tradizioni molto diverse tra di loro, da un malcontento popolare e da un'economia arretrata. E nel momento in cui nasce questa Italia, ci si pone il problema di come organizzarla, perché la classe politica italiana è perfettamente conscia di queste difficoltà. Sa benissimo che nelle campagne l'unità d'Italia non è sentita.
E allora c'è un problema di che struttura, che forma istituzionale dà l'Italia, e se ne discute. Ci sono varie proposte. Si parla, per esempio, questa è una vignetta che è un po' più vecchia in realtà dell'Unità, schiariamo un po' il video, e sul computer si vedeva molto meglio. Si discute della forma istituzionale da dare all'Italia. C'è anche chi propone di creare una costituente, di dare all'Italia una nuova costituzione. Il Piemonte ha una sua costituzione, lo statuto albertino del 1848. Però la costituzione del Piemonte si dice: diamo, facciamo una costituente, la facciamo eleggere dai cittadini che hanno diritto al voto, poi vedremo che sono pochi, e creiamo una nuova Italia. Si sceglie di no. E questa è una scelta che peserà tantissimo sul futuro. Si sceglie di non dare una nuova Costituzione all'Italia, si sceglie di estendere all'Italia le leggi, le istituzioni del Piemonte. Lo Statuto Albertino diventa lo Statuto di tutta l'Italia Unita e lo resterà fino alla Costituzione della Repubblica Italiana. Il re del Piemonte diventa re d'Italia, non cambia neanche il numero come avrebbe dovuto essere, non diventa Vittorio Emanuele I, rimane Vittorio Emanuele II. È quella che si dice una piemontizzazione dell'Italia, le istituzioni piemontesi che vengono estese a tutta la penisola senza badare alle differenze locali. E questa è una scelta, dicevo, decisiva. Perché? Perché il sistema amministrativo piemontese, non voglio fare storia dell'amministrazione pubblica, che qua c'è sicuramente chi la conosce molto meglio di me, però era un sistema fortemente centralizzato, che derivava dalla Francia, dal modello napoleonico, e basato per esempio sul prefetto. Non so se qualcuno di voi ha mai avuto a che fare con il prefetto. No. Il prefetto più o meno che poteri ha, chiedo? Nessuno che mai ha mai intersecato le sue vie. Il prefetto può fare praticamente tutto. Non dico, tranne far vincere lo scudetto all'Inter, il prefetto può fare qualunque cosa voglia. Non può anche limitare le libertà costituzionali, per esempio la libertà di riunione. No? Può sciogliere consigli comunali. Può vietare una partita, una manifestazione, proclamare la chiusura delle scuole, credo che possa far tutto. È una figura fortemente accentrata e per l'Italia si sceglie questa struttura, una struttura fortemente accentrata nella quale i poteri lasciati alle periferie, a quelli che oggi chiamiamo enti locali, sono nulli, sono inesistenti, a partire dal sindaco. Il sindaco nell'Italia Unita è di nomina governativa, viene nominato dal re con un decreto regio. Questa è una scelta che peserà a lungo. Negli ultimi decenni si è parlato molto di delocalizzazione, decentralizzazione, di spostare i poteri agli organi locali, ma questi che hanno istanze giuste. E hanno istanze giuste, ma che nascono proprio in questo momento, nel momento in cui si sceglie di dare all'Italia un assetto estremamente centralizzato, di non dare poteri agli enti locali. Anche quando con la Costituzione italiana, con la Repubblica italiana, si sceglierà una strada diversa, quella strada poi non sarà percorsa, perché sapete che le regioni come enti amministrativi nascono solo con la Repubblica italiana. Prima le regioni non esistevano come enti amministrativi, erano solo un concetto geografico, come la Brianza. La Brianza non è un ente amministrativo, no? Le regioni vengono create con la Repubblica Italiana, ma poi restano lettera morta fino al 1970. Quindi per 23 anni di storia repubblicana le regioni non sono esistite. Un modello centralizzato, fortemente centralizzato, una scelta estremamente dannosa per quello che avverrà in futuro, perché questo modello centralizzato
Beh, i danni li conosciamo. È un modello che aumenta la disaffezione dei cittadini nei confronti dello Stato, che viene sentito come un'entità lontana ed estranea. Io insegno alle superiori, ogni tanto quando faccio questo chiedo agli studenti, poi anche magari quando faccio incontri come questo, chi è il deputato che voi avete eletto? Nella vostra circoscrizione è stato eletto un deputato. Chi è? Nessuno in Italia lo sa. All'estero lo si sa. In Inghilterra si sa chi è il deputato, perché il deputato ha uno stretto legame col territorio, interloquisce col territorio, porta le istanze locali in Parlamento. In Italia no. Ma perché no? Perché nasce uno Stato nel 1860 in cui non c'è collegamento tra i cittadini e lo Stato. All'estero il cittadino è abituato a essere rappresentato in Parlamento, a interloquire con il deputato, a scrivere se c'è qualche problema, ad attendersi a risposte. Noi questo non ce l'abbiamo. Non sappiamo chi abbiamo mandato in Parlamento. Io ignoro chi sia stato eletto nella mia circoscrizione, qualcuno di voi penso lo sappia, ma non molti, perché non abbiamo un rapporto sano, corretto, democratico, se vogliamo, con le istituzioni centrali. Perché le istituzioni centrali sono spesso sentite come un peso, come qualche cosa di lontano dalla realtà locale. E le origini di queste sono qua. Nel 1860-61, nel momento in cui si sceglie di estendere un modello fortemente centralizzato a un'Italia che invece è fatta di mille regionalismi. Ora, è facile criticare la scelta fatta ai tempi, ma in realtà la cosa un po' triste è che quella fu una scelta obbligata, perché in Italia come quella del 1860, così divisa, c'era probabilmente bisogno, la storia non si fa con i sé, ma probabilmente c'era bisogno di un modello centrale forte. L'Italia è stata per anni, per decenni, un paese di forte autonomia. Ancora negli anni 40-50 in Sicilia esisteva un partito autonomista estremamente forte, esistevano le rivolte autonomiste, i siciliani che volevano andarsene, il sogno di Salvini, ma questo non lo dico, è un'altra cosa. Quindi di fronte a uno Stato così diviso, così parcellizzato, non dà spazio alle istanze locali, diventa una scelta obbligata, anche se dà le conseguenze gravissime. Poi col tempo assisteremo dei mutamenti. Per esempio, il sindaco del 1889 diventa elettivo. Viene eletto per la prima volta. Ma anche dei ritorni indietro, perché sempre il sindaco, che possiamo prendere un po' come cartina da tornasole, con il fascismo viene sostituito dal podestà. Con un decreto del 1929 i sindaci vengono aboliti, sostituiti dal podestà, nominato per 5 anni e revocabili in ogni momento da parte del Ministero degli Interni con decreto regio, eccetera, eccetera, affiancato da un consiglio comunale scelto anche quello dal prefetto, di fatto. Quindi si ritorna a un modello centralizzato, forte, con poche autonomie locali, che solo negli ultimi decenni ha visto qualche incrinatura. E le cui conseguenze, come dicevo, al mio modo di vedere, sono state molto pesanti per tutta la storia italiana. Quindi, dicevo, un paese comunque, un risorgimento le cui conseguenze sul progresso si sentono molto poco. I bengalesi del tempo non si sentivano rappresentati nello Stato unitario, nel re, nel Parlamento, prima di Torino, poi di Firenze, poi di Roma. Nello stesso periodo, però, anche perché quali erano le caratteristiche di Bergoglio? Sposto un attimo, abbandono un attimo il profilo amministrativo per volgermi a quello economico. Molto rapidamente, la Lombardia sapete che è fatta di 3 fasce, una montana, poi una fascia intermedia, che è quella dove siamo noi, e poi una fascia più bassa. Di queste 3 fasce, quella ricca era quella bassa.
La fascia più bassa è quella detta della bassa pianura irrigua. Non entro adesso nei particolari, però in pratica le acque dalle Alpi tendono a scendere sottosuolo, a oltrepassare la zona mediana dove siamo noi, che è composta per lo più di terreni ciottolosi, e riaffiorare nella parte meridionale a sud di Milano. La parte meridionale della Lombardia è sempre stata quella ricca. La zona dove siamo noi è sempre stata una zona molto povera. I grandi monasteri lombardi, per esempio, come Chiaravalle, Viboldone, eccetera, sono tutti nella zona sud di Milano. Se ci badate, qui non ce ne sono, nulla. I monasteri che abbiamo qua sono molto più tardi, sono 700-800. Perché nella zona sud, la zona sud era la zona ricca. Scusa, potete orientare il computer verso di me così che vedo? Sì, così vedo, sì, proprio. Sono le zone irrigue, dove c'è tanta acqua, dove il terreno è meno ciottoloso e permette la coltivazione dei cereali. Le nostre zone sono sempre state zone povere. Il nome Brugherio deriva da Brughiera, pare, che non è proprio una zona fertile, facilmente coltivabile. E in più, scusate la via, era fuori posto, nell'Ottocento abbiamo una situazione economica, questi sono i dati di Usmate e Velate, ma Brughiero presumo non fosse molto dissimile, estremamente arretrata. Se vediamo la proprietà terriera, è per lo più nobiliare. Abbiamo poi una bassa percentuale di proprietà ecclesiastica, il resto sono i piccoli contadini o commercianti, quindi i ceti mercantili borghesi che innovano nel campo agricolo, in questa zona sono poco presenti. I terreni ricchi, come dicevo, erano altrove, erano a sud, nella zona irrigua dove c'erano le acque e terreni più adatti all'agricoltura. Le marcite, per esempio, no? L'ambiente agricolo sud di Milano è completamente diverso da quello che abbiamo qui. Oggi anche l'ambiente umano. A noi cosa restava? A nord rimanevano due cose, il gelsi per la bachicoltura, no? Bachicoltura, quindi l'industria della seta. L'industria della seta era sviluppata. I gelsi fornivano le foglie di cui si nutrivano i bacchi e poi dai bacchi si ottenevano i bozzoli per filare la seta. Vedremo tra poco che qua in zona c'erano varie filiere di seta. L'altra ricchezza, per modo di dire, era il mais, il grano turco, che era una coltura molto meno pregiata del frumento e che veniva consumato soprattutto sotto forma di polenta. Il mais è la benedizione e la maledizione di queste zone. Come ha detto giustamente uno studioso, il contadino, grazie al mais, visse poveramente ma non morì di fame. Il mais diventa per noi di questa zona, l'alimento principe. Un questionario svolto nel 1878-79 sull'alimentazione riporta dei dati estremamente chiari. Dice chiaramente che la base dell'alimentazione è il gran turco, in pagnotta o in polenta. Ogni tanto, in misura più o meno larga, ancora riso, latte, cacio, legumi o altri alimenti. Il companatico più comune, dice, oltre al cacio, sono il lardo e le carni insaccate. Il condimento più comune è il burro, riporta. Ma in realtà questo questionario sottostima la povertà di queste zone. Il mais, come diceva la fase prima, la citazione precedente, permette di morire di fame, ma assicura al contadino una vita povera. Il mais per il contadino dell'Ottocento era tutto, si usava ogni sua parte, ovviamente i semi per mangiarli,
il rachide, la pannocchia senza semi, veniva utilizzata per alimentare il fuoco, non bruciava bene, ma era quello che c'era. Il bastone, la canna, veniva utilizzata per costruire attrezzi agricoli staccionate. Le foglie servivano per riempire i materassi. Il mais era un signore totale, che però copriva, aveva delle conseguenze estremamente gravi. Perché? Perché diventava l'alimento principale, praticamente l'unico. Cosa mangiavano i bambini? I bambini, a rispondere al questionario, pappa di pan di frumento con brodo e latte, pasta di farina di mais e minestra di riso. Appena nati i bambini mangiavano mais. In quale misura vengono alternati i cibi? Pane polenta con poco companatico la mattina, minestra a mezzogiorno, polenta e latticini la sera. Il mais era praticamente l'unico alimento per le popolazioni contadine del nord Italia. Perché lo era? Soprattutto per motivi economici. Come dicevo, il mais costa poco. Il frumentone, 14 lire all'ettolitro, il frumento, 24. Il pane di mais costava la metà del pane di frumento. Le condizioni economiche dei contadini lombardi nell'Ottocento erano estremamente basse. Erano un'epoca di estrema povertà. Noi tendiamo spesso a pensare che più si vada lontano nel tempo, più le cose peggiorano, ma è false. Se uno mi dovesse chiedere se io preferirei essere un contadino nella Lombardia dell'Ottocento o nella Lombardia del XII secolo, io firmerei subito il XII secolo. L'alimentazione era migliore. I contadini lombardi mangiavano pochissima carne, soprattutto in queste zone. Soprattutto mais si mangiava. Mais la mattina, mais spesso a volte a mezzogiorno, mais la sera sotto forma di polenta. Questa alimentazione era estremamente povera, povera soprattutto di vitamine, in particolare di una vitamina BB1, e la conseguenza era la cosiddetta pellagra, una malattia diffusa non a caso solo nel nord e praticamente sconosciuta al sud. Veniva chiamata così, questi erano i suoi sintomi. Un pellagroso aveva un aspetto emaciato, fisionomia apatica e stupidita, con occhio vitreo, pupille dilatate, sguardo incantato. La pelle diventava molto bianca, un po', sembrava quasi carta pecora, per questo veniva chiamata pellagra. Era una malattia data a scarse vitamine. Le conseguenze non erano solo queste, la conseguenza primaria della pellagra era la pazzia. I malati impazzivano, avevano tendenze suicide e si suicidavano, o comunque diventavano apatici, smettevano anche di cibarsi. La pellagra in Italia è una vera piaga sociale. I dati ufficiali parlano per 23 anni di 83.600 morti, e se questi sono i dati ufficiali in un'epoca in cui le statistiche non erano affidabili, in cui in molti casi non venivano riportati alle autorità, specie nei paesi isolati, vuol dire che la cifra dei morti totali va molto aumentata, molto più di 83.000. Se noi vediamo i dati, non ho trovato i dati per questa zona, vedete che colpisce più o meno l'1% della popolazione, secondo i dati ufficiali, con numero di malati, specie in alcune zone, molto alto. Vedete che è più bassa la percentuale nelle zone dei monti, perché lì c'è più pastorizia, non per la presenza del lago. Bellagio e menaggio vuol dire poi i monti dietro il lago, dove c'erano, dove la pastorizia era più diffusa che non nelle zone di pianura. Vedete che colpisce i contadini, colpisce pochissimo gli altri mestieri. È proprio la miseria, la pellagra è la malattia dei contadini che non mangiano altro che mais. E vedete che il numero dei curabili è alto. È alto perché? Perché essendo una malattia dovuta alla mancanza di vitamine, è facile da curare.
Un altro dato significativo, i malati di pellagra li troviamo anche tra i bambini, nell'età fascia da 1 a 10 anni, perché il mais è un alimento onnipresente fin dalla più tenera età. Abbiamo visto cos'è che danno ai lattanti: polenta di mais a mezzogiorno, oppure polenta di mais, minestra di mais. Non è una malattia che cresca con l'età, non va ad accumularsi. Il suo picco è attorno ai 30-50 anni. È una malattia data dalla povertà, perché è data dalla carenza, come dicevo, di vitamina B, che è un alimento che si trova nella carne, nella birra, nelle verdure, nelle uova e pochissimo nel mais, l'unico alimento che viene consumato. La vitamina B1 nel mais si trova in piccole percentuali e queste piccole percentuali tendono a evaporare quando l'alimento, il mais, viene bollito. E il mais, nelle nostre parti, veniva consumato soprattutto come polenta. Quindi quelle poche percentuali di vitamina che alimentavano, che erano a disposizione i nostri trisnonni, svanivano anch'esse sotto la cottura del mais e la sua trasformazione in polenta. Quali sono gli effetti di questa miseria sulla popolazione demografica? Facilmente immaginabili, non ho trovato i dati, ma sicuramente anche qua c'erano dei pellagrosi. Anche qua il mais la faceva da padrone. Il territorio, da un punto di vista podologico, non è molto diverso da quello di Cantù. Le conseguenze a fine 800, inizio 900, sono quelle, l'emigrazione. I battelli che partono dai porti della Liguria, della Campania, pieni di immigrati che cercano fortuna in Sud America, in Nord America o in Australia. Sono gli emigrati che poi vanno a vivere in condizioni disperate nei sottofondi di New York, di Chicago, delle città argentine. Spesso l'immigrazione viene presentata come un fenomeno soprattutto meridionale. È vero che è dal meridione che abbiamo soprattutto gli emigrati, ma anche il nord partecipa ampiamente. Il Veneto soprattutto, che è una delle regioni più povere d'Italia, ma anche la Lombardia, con mezzo milione di emigrati tra il 1876 e il 1900, con 823.000 immigrati all'inizio secolo, partecipa ampiamente a questo fenomeno migratorio, perché le condizioni economiche del nord, della Lombardia settentrionale, erano estremamente misere. Però qualcosa cambia, a cavallo tra 8 e 900. Accennavo prima alla presenza della seta. La seta nell'Italia, nella Lombardia settentrionale, è estremamente importante. Vedete qua il numero di filande, sono due fonti diverse, questa è una e questa è l'altra, non sono perfettamente corrispondenti tra di loro, come dicevo, i dati statistici per l'Ottocento sono sempre da prendere con le pinze, però se anche guardiamo il numero di occupati, vedete, insomma, il numero di addetti è relativamente importante. La seta fornisce lavoro, senza dubbio. Si sviluppa, come dicevo, soprattutto in quest'area, non nella Lombardia meridionale, nella zona sud di Milano. Si sviluppa qui perché? Proprio perché era la zona più povera. Perché qua l'agricoltura era più povera, dava meno lavoro, meno occupazione ai contadini, e quindi i contadini avevano più tempo per dedicarsi ad altre attività oltre alla lavorazione dei campi. La seta costituiva per molte famiglie un'integrazione importante a quello che si ricavava dai campi. Le ragazze, i bambini andavano a lavorare nei setifici durante i mesi invernali, quando il lavoro nei campi era minore. Però la seta è anche un settore
che non può avere un ampio sviluppo, perché la Sette è un prodotto di lusso. Per quanto il certificio fosse importante, una economia nazionale non può basarsi su dei prodotti di lusso. Facevo parlando in una riunione di interlocutoria, faccio l'esempio dell'industria automobilistica. Un'industria automobilistica nazionale non può basarsi sulla Ferrari, si deve basare su delle macchine come la Fiat, che hanno un mercato più ampio. I prodotti dell'S7 costavano tanto, il mercato di riferimento era basso. L'industrializzazione dell'Italia doveva passare da altre strade. Il problema è che a metà 800 l'Italia era impossibilitata a industrializzarsi per una carenza di materie prime. Qua vedete, guardate, il costo delle tonnellate di carbone prodotto. Metà 800 il carbone è la fonte di energia primaria, anche l'unica disponibile in pratica. L'Italia produce una quantità di carbone completamente irrisoria. Questo voleva dire un costo per la produzione che per le aziende italiane era insostenibile. Il carbone che costava 70 lire alle fabbriche inglesi e che noi dovevamo importare dall'Inghilterra, nei porti italiani costava 4 o 5 lire alla tonnellata, al quintale, scusate, più 70 lire per ogni trasporto di 100 km. Vuol dire che un industriale italiano pagava il carbone a Milano, mettiamo, 10 volte quello che lo pagava un industriale inglese. È ovvio che con questi prezzi l'industria italiana non avesse nessuna possibilità di decollare. Fino a 800 abbiamo però una novità che permette l'avvio dell'industrializzazione dell'Italia, e la novità è una nuova fonte di energia, l'energia elettrica, soprattutto di quella idroelettrica. Infatti in questo periodo, fino a 800, inizio 900, che vengono costruite le prime centrali elettriche sul corso dell'Adda e che si inizia ad avere uno sviluppo industriale dell'Italia, uno sviluppo industriale limitato ad alcune aree, quello che poi viene chiamato il triangolo industriale, no? Genova, Torino, Milano. Ma in realtà anche in questo triangolo a industrializzarsi sono solo alcune zone. Quali? Quelle dove c'è corsi d'acqua. Le fabbriche non sorgono, le nuove fabbriche non sorgono tanto nella zona di Brugherno e Monza, quanto soprattutto nella zona di Trezzo, di Albiate, di Carate, dove ci sono i fiumi, il Lambro, l'Adda, che possono essere imbrigliati per costruire le centrali idroelettriche che riforniscano le fabbriche e i telai. Questi telai sono telai che vanno a corrente elettrica. Questo per Brogherio, lo vedrete anche probabilmente nelle prossime lezioni, si tramuta in realtà in un danno, perché qua di fiumi vicini non ce ne sono. A Brogherio esistevano delle filande di seta, chiudono, se ricordo bene, a inizio Novecento, perché il nuovo settore trainante non è più la seta, diventa il cotone. Il cotone, che è un prodotto che ha un ampio smercio, molto più economico della seta, che ha un mercato ampio, che può essere venduto non solo ai ceti ricchi, ma anche ai ceti medi, anche ai ceti poveri. Quindi i setifici piano piano chiudono, subiscono anche la concorrenza straniera, non spariscono del tutto, ma si concentrano in alcune zone ad alta specializzazione, per esempio in Comasco, e vengono sostituiti dai cotonifici. A Brugherio questo accade, ma più tardi. Perché più tardi? Perché non ci sono dei fiumi, delle fonti di energia elettrica vicine. I primi cotonifici sorgono, come dicevo, sull'Adda, sul Lambro, e Brugherio rimane un po' in mezzo. Vedrete poi, quando farete la storia locale, che il primo cotonificio, se non sbaglio, sorge negli anni 20, giusto? Quando lo sviluppo dell'energia elettrica
la possibilità di trasportare l'energia a distanza rende possibile creare delle fabbriche anche qua. A inizio del Novecento questo non avviene. Cosa avviene invece? Avviene però che l'Italia si industrializza, come dicevo, che grazie alla nuova fonte di energia, grazie allo sviluppo dei cotonifici, anche dell'industria siderurgica, per esempio a Sesto San Giovanni con la Falck, l'industrializzazione progredisce. Iniziano a nascere le fabbriche moderne e in questo modo si sviluppa anche un proletariato, per usare un termine marxista, un ceto operaio, e con i ceti operai arrivano anche la propaganda socialista. Nasce il Partito Socialista Italiano, che acquisisce sempre più consensi tra gli operai, nasce, si diffonde anche se in tale misura minore, l'anarchismo, e questo provoca un cambiamento molto importante che si riflette anche pesantemente sui paesi attorno a Milano, cioè un cambiamento nella politica della Chiesa. Abbiamo visto come Pio IX consiglia ai cattolici di non impegnarsi nella vita politica, un consiglio che in realtà è un divieto. Questa politica viene modificata da Papa Leone XIII. Papa Leone XIII pubblica una lettera enciclica, la Rerum Novarum, delle cose nuove, nella quale nel 1891 prende coscienza di come il mondo stia cambiando. La citazione è un po' lunga, comunque dice che ci sono tante novità che agitano i popoli. Bene, questa novità principale è lo sviluppo dell'industrializzazione, il sorgere di una società borghese, il nascere dei ceti operai e gli scontri sempre più frequenti tra operai e proprietà. E questo è di conseguenza la diffusione delle dottrine socialiste nella società. Il Papa afferma chiaramente che di fronte alle disparità sociali il socialismo è un rimedio sbagliato, perché dice non fa altro che amplificare le differenze di classe, incitare all'odio, allo scontro. Il rimedio, dice, l'unico rimedio vero è quello delle associazioni. Bisogna creare le associazioni che aiutino gli operai, garantendo loro condizioni di vita migliore, dando sostegno alle famiglie, aiutandoli nei momenti di difficoltà economica. Ora, non è mia intenzione analizzare l'enciclica di Leone XIII, i meriti e i difetti che ha, discutere di quanto sia progressista o meno, se poi volete ovviamente se ne può parlare dopo. Ma questa enciclica, pur con i numerosi limiti che possiede, per l'Italia, per il mondo cattolico, è veramente rivoluzionaria, perché fino a quel momento i cattolici non avevano potuto intervenire nella vita politica italiana. L'enciclica di fatto, per usare un termine di moda oggi, sdogana i cattolici, dice: cattolici, attivatevi, partecipate. Voi che per 30-40 anni siamo stati fuori dallo Stato italiano, non ci siamo riconosciuti in esso, l'abbiamo avversato, adesso dobbiamo entrarvi, dobbiamo partecipare attivamente alla società italiana, partendo dall'aiuto ai ceti più deboli. E questo era il segnale che molti aspettavano, perché molti cattolici volevano partecipare alla vita politica dello Stato italiano, di uno Stato che ormai iniziavano a sentir loro, perché molti cattolici sentivano come necessità aiutare i ceti più deboli, ma fare qualcosa che andasse oltre la normale opera di carità della Chiesa era invitato dal Vaticano. E invece cosa succede? Adesso il Vaticano dice: fate, andate, agite. E questo nei paesi si ripercuote, perché se uno va a vedere una cosa apparentemente banale come gli asili, si rende conto che in tanti
paesini della Brianza, gli asili nascono a fine 800, inizio 900 e sono gestiti dalle suore, non sono asili comunali. Non ho trovato informazioni sui primi asili di Brugherio. Ho in mente altri asili in altri paesi, tutti gestiti da suore, tutti asili che nascono in questo periodo. Nei vent'anni successivi, 1890, viene fondata a San Damiano un'associazione cattolica, attorno al 1908-1910, adesso non ricordo la data. È tutto un associazionismo cattolico che si attiva in Brianza, in tutta Italia, per aiutare i contadini, le famiglie povere, e che poi rimarrà fortemente. Nel paio ho abitato a Brugherio fino al 94, paese dove sono andato a vivere dopo, l'asilo era nato nel 1902, fondato da suore. Ultimamente ha chiuso ed è passato in gestione a una cooperativa, anche questo è un segno del cambiamento dei tempi, della crisi delle vocazioni, di come cambia la società italiana. Ma in tanti paesi il cinema, l'oratorio iniziano a svolgere una funzione fondamentale, a far nascere associazioni di aiuto alla popolazione. E questa è una conseguenza, una ricaduta locale di quanto avviene, come dicevo, su scala nazionale. Non è solo qua però, in realtà gli scontri sociali continuano, perché comunque ovviamente l'associazionismo cattolico va ad affiancare l'associazionismo socialista, il partito socialista, i sindacati socialisti, e a fine 800 abbiamo in Italia un momento drammatico. Fino all'Ottocento troviamo le proteste di piazza per l'aumento della vita, proteste di piazza alle quali il governo italiano risponde con estrema durezza. Risponde in che modo? Risponde inviando l'esercito, è quello che avviene a Milano. A Milano l'esercito, agli ordini del generale Bava Beccaris, spara sulla folla che protestava per il pane facendo decine di morti. L'esercito occupa Milano, queste non so se le vedete, sono le porte del Duomo. Questi sono i soldati accampati, qua si vede meglio, davanti nella piazza del Duomo. L'esercito, la risposta dello Stato italiano a queste proteste, come dicevo, è violentissima. Bava Beccaris ordina di sparare sulla folla, non con i fucili, ma addirittura con i cannoni d'alzo zero, decine di morti. Il re cosa fa? Premia Bava Beccaris, una medaglia. Per questo motivo poi Gaetano Bresci, un anarchico italiano residente negli Stati Uniti, deciderà di tornare in Italia e nel Novecento uccide re Umberto a Monza, dove c'è il re di Sassa, no? Che verrà ucciso lì. Anche questi avvenimenti probabilmente ebbero delle eco qui a Brugherio. Perché? Perché le associazioni cattoliche e socialiste si erano diffuse. I socialisti soprattutto nelle città, nei paesi si erano diffuse invece soprattutto quelle cattoliche. Questo è Don Davide Albertario, nella Milano di fine 800 una persona fondamentale, probabilmente per certi versi anche straordinaria. E fortemente contro lo Stato italiano, contro la laicizzazione dello Stato, le scuole private, contro qualunque cosa quasi, però al tempo stesso un sindacalista, difende gli operai in tutta la Brianza, quando ci sono gli scioperi ad Albiate e a Vimercate lui si reca lì a manforte gli operai, e infatti in seguito ai morti del 1898 viene arrestato ed escono subito i santini con lui tra i carabinieri. Vedete qua, amnistia per tutti i condannati politici, libertario. E quindi a questo punto i paesi della Brianza sono ormai collegati strettamente con quello che succede a livello nazionale. Non c'è più una grande distanza, quella grande distanza che abbiamo visto esiste al momento dell'unità italiana, quella Milano così lontana che era limitata ai bastioni, dopo già
Non andavo oltre Porta Venezia, fuori Porta Venezia c'erano i campi e già prima di Porta Venezia c'erano i campi. Quell'Italia, quella grande storia, ormai si è avvicinata a molti paesi. Ad avvicinare i paesi della Brianza alla grande storia è stata l'industrializzazione, la nascita delle fabbriche, che comporta dei contatti sempre più stretti tra il paesino della Brianza e la grande città, per cui i fenomeni nazionali ormai si ripercuotono su quello che accade a Brugherio. Un brugherese nel 1860 non si accorgeva di quello che avveniva in giro per l'Italia, non per colpa sua, ma perché non c'erano quei legami. Non so se avete in mente i Malavoglia. I Malavoglia, a un certo punto, uno dei figli parte per la terza guerra d'indipendenza. In paese non cambia nulla. La vita va avanti. I Malavoglia hanno un figlio in meno, che non tornerà, rimarrà ucciso nella battaglia di Lissa, ma la vita continua con i suoi ritmi placidi, tranquilli. Ma i Malavoglia sono ancora lontani dalla civiltà. La città è lontana. In uno dei capitoli dei Malavoglia, a un certo punto, si mettono a discutere di quella novità incredibile che è arrivata in paese, il telegrafo, e alcuni non lo vogliono perché dicono che il telegrafo cattura le nubi, le porta lontane così che non piove. Ora, forse Brugherio era così nel 1860, non proprio così, ma quasi. A inizio Novecento ormai Brugherio si è legato alla storia nazionale. Le ripercussioni di quello che accade in Italia si fanno sentire a livello locale in maniera estremamente forte. Su questo non c'è dubbio. Ormai la storia locale, la storia dal basso, almeno qua, vanno di pari passo. Ecco la decisione di Re Umberto I in una stampa dell'epoca. Per esempio, cosa possiamo immaginare o sapere? Possiamo sapere che un avvenimento come la Prima Guerra Mondiale, col suo numero spaventoso di morti, fu sentito a Brugherio. Le guerre d'indipendenza probabilmente no, come dicevo. Coinvolgevano poche persone, non ebbero quel peso sulla popolazione che noi magari immaginiamo. La Prima Guerra Mondiale sì, perché la Prima Guerra Mondiale causa una carneficina. In una sola battaglia, come quella di Ypres, abbiamo un numero di caduti, 460.000 morti in una sola battaglia. Questi sono i dati dei caduti nella Prima Guerra Mondiale. In Italia troviamo 126.000 morti. Una cifra altissima, scusate, 650.000, andavo dal basso, infatti non vedevo, mi sembrava basso, una cifra enorme. Questo lo troviamo. A Brugherio abbiamo 93 vittime, non so quale fosse la popolazione di Brugherio al tempo, ma 93 morti sono tanti per un paesino comunque. E non so se avete mai fatto caso, ma la Seconda Guerra Mondiale, che causa 50 milioni di vittime, un numero spaventoso, in Italia ebbe un'incidenza di vittime molto minore della prima, pur annoverando un numero maggiore di vittime tra i civili. Voi andate in qualunque paesino della zona, lasciamo perdere, è diverso quelli che si trovano sulla linea gotica, guardate il monumento ai caduti. La lista dei caduti nella Seconda Guerra Mondiale è sempre molto più piccola di quelli caduti nella prima. Non so se ci avete mai fatto caso. Provate a vedere. Quando ho chiesto, non so chi perché era via email, i dati sui caduti a Brugherio, mi ha detto a Brugherio, Prima Guerra Mondiale, 93 vittime. Seconda Guerra Mondiale non li abbiamo contati, non erano tanti. Più o meno il senso era quello. È vero. La Seconda Guerra Mondiale, per quanto sia stata atroce, per quanto abbia causato un numero di vittime molto più alto della prima, in Italia ha richiesto un numero di vittime minore della prima. La grande guerra è rimasta la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale su tutti i paesi ha avuto degli effetti dirompenti. 93 vittime a Brugherio sono tante.
quale poteva essere l'abitazione, la popolazione del tempo. Non molta, onestamente. Ed ebbe conseguenze pesanti, sicuramente. Questa parte l'accelero, perché poi volevo fermarmi un attimo su alcune dinamiche del secondo Novecento. Ebbe sicuramente conseguenze pesanti anche sulla popolazione locale, su quelli che non partivano. Perché? Perché la prima guerra mondiale divenne una guerra di logoramento. In tutti gli stati i governi chiesero alle popolazioni dei sacrifici. Questo è un manifesto molto carino, trovo, inglese. In pratica dice: non sprecare il pane, risparmia due fette ogni giorno e sconfiggeremo i sottomarini tedeschi. Qual è il dovere del cittadino? Mangiare meno, la bambina e la mamma devono mangiare meno, contenere i consumi, inviare, destinare tutte le risorse allo sforzo bellico. Questo è quello che viene chiesto alla popolazione. Anche in Italia. L'Italia ha bisogno di carne, frumento, grasso e zucchero. Mangiate poco di questo cibo perché deve andare alle truppe, per esempio. A me resiste a tutti sottoscrivere l'invito a firmare, a prestare soldi allo Stato, stilare i crediti di guerra in modo che lo Stato abbia soldi per sostenere un sforzo bellico. Prestito nazionale, rendita consolidata al 5% netto, qua ma non si vede il testo, diceva: io ho dato i soldi, io ho dato i miei occhi alla patria, voi date i vostri soldi. Molto esplicito, un po' brutale, poi anche abbastanza di cattivo gusto, onestamente. La prima guerra mondiale ha effetti pesantissimi. Ha effetti pesantissimi sulla popolazione perché provoca un peggioramento delle condizioni di vita. Durante la prima guerra mondiale abbiamo un abbassamento delle calorie a disposizione della popolazione, dell'alimentazione. Le risorse a disposizione finiscono, le truppe non possono essere lasciate alla popolazione. E questo continuerà poi con il fascismo. Durante il fascismo abbiamo inizialmente una ripresa economica nei primi anni del regime, ma negli anni successivi l'economia italiana segnerà un continuo regresso. Se noi prendiamo le condizioni di vita di un italiano nel 1922 dopo la marcia su Roma e nel 1939, al momento dell'entrata in guerra, al momento dello scoppio del secondo conflitto mondiale, notiamo che c'è stato un netto peggioramento delle condizioni di vita. Perché? Perché l'economia italiana non funziona. C'è anche la crisi del 29 che fa sentire i suoi effetti. A un certo punto anche il tentativo del regime di sviluppare l'autarchia. Non comprare all'estero. L'autarchia in realtà è un modo per far apparire come scelta virtuosa quello che è un obbligo. L'Italia non aveva i soldi per importare dall'estero prodotti come caffè o zucchero. Era necessario passare ai surrogati, il caffè d'Oranzo, per esempio, al posto del caffè normale. Questo si vede poco, almeno sarebbe da schiare, no, poi non sono anche a leggere così vicino. Comunque questo è un libro su Brugherio, ricorda come durante la guerra mondiale spariscono tutti i generi di necessità dal paese, si deve ricorrere alla borsa nera, ma questa in realtà è una situazione in tutta l'Italia ed è una situazione che è data prima dell'entrata in guerra. Ancora prima dell'entrata in guerra vengono pubblicati dei libri come questo, Vivere bene in tempi difficili, come le donne affrontano le crisi economiche, speriamo che non ce ne sia bisogno, tra poco non si sa mai, dove vengono dati dei buoni consigli. Vabbè, la scelta delle vivande può essere fatta nel mondo più economico,
lunedì polenta con salsa di pomodoro e uova al tegame per una famiglia di 4 persone. Venerdì polenta, baccalà e mezzo chilo di arance, questo nell'Italia meridionale centrale, nel nord dell'arancia non è rarità. Domenica mezzogiorno pasta asciutta al pomodoro e polpettone di Manzarrosto, ancora buono. Domenica sera riso in brodo, insalata di patate, barbabietole, metodo stracchino. Questi libri sono dei libri che hanno l'imprimatur del regime. Si tratta di trasformare in virtù quello che è un obbligo. Frasi come questa diventano oggetto di propaganda per necessità, perché si tenta, come dicevo, di far passare come scelta virtuosa quella che è una necessità economica. Le cose peggioreranno ulteriormente con la guerra. Già le razioni alimentari degli italiani si abbassano negli anni 30. Fine degli anni 30 un italiano ha una razione di calorie quotidiana inferiore del 30% rispetto a un francese o un belga, se cioè loro mangiano di più. Con la guerra si va ancora peggio. Questa famigerata Petronilla, che era ovviamente uno pseudonimo, scriveva ovviamente su incarico del regime, propone agli italiani delle ricette che sembrano delle barzellette. Per esempio, il risotto allo zafferano senza zafferano, la torta di cornetti, fagiolini senza i fagiolini, perché ovviamente si trattava di alimenti cari. Al posto dei fagiolini propone di utilizzare, non mi ricordo se le bucce delle zucchine o che cosa, al posto dello zafferano dei coloranti. L'Italia che esce dal secondo conflitto mondiale è veramente un'Italia impoverita, e questo senza dubbio si sente anche a Bagherio, nelle campagne probabilmente un po' meno, perché con i campi a disposizione i contadini riuscivano a nascondere qualche cosa alle acquisizioni, all'obbligo di portare al mercato i raccolti, eccetera. Però l'Italia nel 1945 è un paese povero, in cui il tenore di vita si è ulteriormente abbassato. Fai un attimo di pausa, se siete d'accordo, molto veloce, che sono adesso, perché lei? Allora no, allora andiamo subito. Allora scusate, abbiamo iniziato anche un po' in ritardo e quindi mi vedo costretto a tagliare alcune cose. Repubblica Italiana, salto, tanto sapete, immagino sappiate cosa è successo. Volevo dedicare l'ultima parte a un fatto estremamente fondamentale, spostandoci al giorno d'oggi, cioè uno degli avvenimenti più importanti che hanno avuto luogo negli ultimi secoli e dei quali tutti noi siamo stati protagonisti. Nel 2008. Il 2008 è stato un anno fondamentale nella storia dell'umanità. Nessuno se ne è accorto, neanche i giornali, telegiornali, nessuno dei presenti, credo. Anche a me l'hanno detto dopo: guarda che hai vissuto un momento fondamentale nella storia dell'umanità. E ho detto: quando? L'anno scorso. Ah, cosa è successo? 2008, per la prima volta nella storia dell'umanità, il numero degli abitanti nelle città ha superato il numero degli abitanti nei paesi o nelle campagne. Detto così sembra poco, ma guardate che è un momento veramente una svolta radicale. L'umanità ha sempre vissuto soprattutto nelle campagne. La popolazione urbana fino al 2008 era sempre minoritaria rispetto alla stragrande maggioranza delle persone che abitavano nei paesini. Se noi prendiamo i tassi di urbanizzazione dell'Europa occidentale, a inizio 600 8 persone su 100 vivevano in una città e l'Europa occidentale era una delle aree più urbanizzate del mondo. Inizio 700 siamo a 9,5, c'è stato un aumento abbastanza veloce. 10,2 nel XIX secolo, abbiamo un aumento costante.
Poi nel corso di un secolo la popolazione urbana aumenta a dismisura. Dalla fine dell'Ottocento alla fine del Novecento i tassi di urbanizzazione passano dal 10 al 29%. E tra la fine del XIX secolo e 1950, in Europa occidentale, non nel mondo, abbiamo il superamento. Le popolazioni della città è più di quella che vive nelle campagne. Nel 2011 il tasso di urbanizzazione è al 73%. In pratica, in un periodo relativamente breve di 3 secoli, abbiamo invertito il trend. Prima i cittadini erano pochi, adesso i cittadini sono diventati tantissimi. Quelli che abitano le campagne sono pochi. In Italia stessa cosa. 1960 si raggiunge la parità, 2012 il 68% della popolazione vive in un centro urbano o qualcosa di analogo, vedremo poi perché qualcosa di analogo. Questo perché sicuramente c'è proprio spiegato. Qua c'è una mappa di Milano nel 1925, qua si vede la stazione centrale. 1925 rispetto al 1860 la città si è espansa, la stazione centrale è in zona periferica, viene costruita lì proprio perché era in zona periferica e quindi c'erano campi, c'era la possibilità di costruire quell'enorme edificio con tutto il sistema di binari. 1937 la stazione centrale ormai è stata assorbita all'interno della città, la vedete qua, no? Sempre un buon punto di riferimento. 1947 la città si è estesa, qua c'è Turro, qua Crescenzago, Sesto, va bene. Vedete che ancora nel 1947 Lambrate non è più fuori porta ma quasi, è al limitare la città. Però nel 1947 la città si è estesa e nel 1957 la città cresce ulteriormente. Ormai Sesto è quasi inglobata all'interno di Milano. Come Milano in pratica cresce progressivamente, arancera si dice. Noi abbiamo un primo cerchio che è quello delle mura interne della Milano medievale e poi quello di uno più esterno che è quello dei bastioni di via Senato, avete in mente, no? Milano si espande ulteriormente, al primo cerchio se ne aggiunge uno secondo, quello che è la circonvallazione esterna, quindi un primo cerchio che è la Milano medievale, un secondo cerchio che sono i bastioni, un terzo che è la circonvallazione esterna. In questa crescita un passo ulteriore e poi la creazione delle autostrade. Questa qua è la cerchia, la circonvallazione esterna, questa sono le autostrade, qua c'è Brugherio. Abbiamo assistito, in poche parole, a Milano, un progressivo ampliamento della città in questi decenni. La città è venuta sempre più crescendo, sempre più aumentando le sue dimensioni. Non è solo a Milano questo, succede anche in altre località, in tutta Italia. Roma, vedete come aumenti dal 1956 al 2002 la superficie urbana. I tassi di urbanizzazione in Italia già visti, è proprio un processo che riguarda tutte le metropoli italiane e in realtà tutte le metropoli del mondo. Al tempo stesso però questo aumento dei centri urbani corrisponde a una diminuzione della popolazione, perché se noi prendiamo la serie della popolazione residente del comune di Milano tra il 91 e il 2008 vediamo che Milano rispetto alla provincia ha perso gente, per sua popolazione. Quindi la città si ingrandisce e al tempo stesso sta calando. Perché questo? È un fenomeno che conosciamo bene, che
abbiamo sotto gli occhi è che si è realizzato perfettamente, perché forse anzi c'è uno dei primi degli esempi più significativi, il quartiere del nord. Quello che è successo è che la città ha iniziato ad espandersi, ma non il comune amministrativo. Sono gli abitanti della città che a un certo punto sono fuoriusciti dalla città e si sono trasferiti al di fuori, in quelli che vengono chiamati nei paesi inglesi sobborghi. Noi chiamiamo periferia, o meglio dire hinterland, perché si trasferiscono al di fuori, un po' per lo stesso motivo per cui la gente a un certo punto è andata a vivere alle del nord, o a Bergerio, perché rispetto alla città, fuori, ci sono spazi verdi, ci sono costi minori delle case, c'è una vita più tranquilla. È un fenomeno che in Italia arriva tardivamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che in America inizia a realizzarsi già negli anni 20, quando dal centro di New York, per esempio, o delle altre città americane, c'è il grosso sviluppo dei sobborghi, che ha reso possibile ovviamente da che cosa? Soprattutto lo sviluppo dei mezzi pubblici. Questa è la metropolitana nel 1974, quando non era ancora arrivata qui, infatti le fermate portavano il nome di Metallino, Bettolino e non riesco a leggere la terza. La possibilità del trasferirsi c'è la possibilità di trasferirsi nei sobborghi, quello che la gente fa. La città viene abbandonata, è troppo caotica, i prezzi sono troppo alti, si vuole una vita più tranquilla, un po' di verde per i bambini che vanno in bicicletta, e allora piano piano la gente abbandona la città, si trasferisce fuori, nei paesi della cintura, dell'interland, della periferia, poi in città italiana, cioè sui nomi nei sobborghi. Ma questo cosa comporta? Comporta soprattutto un aumento delle zone urbane. Se la zona urbana del Lazio era questa negli anni 50, nel 2000, queste sono le zone urbanizzate. Andando fuori, recandosi fuori dalle città, in realtà cosa avviene? Che gli spazi verdi tra i comuni vengono piano piano a riempirsi. Questa è quello che abbiamo oggi. Tra Milano e Sesto San Giovanni non esiste più una differenziazione. Sesto San Giovanni si chiamava così, Sesto, perché era 6 miglia da Milano. Oggi tra Milano e Sesto c'è un cartello blu che ci avvisa che abbiamo lasciato un comune e stiamo entrando nell'altro. Prendiamo Bergerio. Quando io sono venuto ad abitare a Bergerio negli anni 70, al del Nord, lo confesso, tra le del Nord e Bergerio non c'era nulla. Non c'erano caseggiati. C'era in piazza Don Camani la scuola elementare, la chiesa, tutta la chiesa, e poi le case più vicine erano vicino a Villa Fiorita, dove c'era la stazione dei carabinieri, in mezzo c'era il vuoto. C'erano le pecore. In un certo periodo dell'anno arrivavano le pecore a pascolare sui campi. Oggi non so chi possa immaginarsi le pecore a Bergerio. Gli spazi verdi sono stati riempiti, ma ve lo dicono lo stesso nome delle vie. La via che dalle del nord porta in centro si chiama, non è via Kennedy? Beh, via Kennedy non so quando sia stato dato il nome, ma non può essere stato dato prima degli anni 70, visto che sono tutti e due i fratelli Kennedy. Cos'è successo? Gli spazi verdi sono stati occupati. Sono arrivati immigrati, a volte dal sud in cerca di lavoro, ma anche milanesi, come per esempio mio padre, come molti miei amici, e gli spazi verdi del paese sono stati occupati. Piano piano Bergerio è stato inglobato nella città, come Sesto San Giovanni, come Cinisello. A quel punto, anche con lo sviluppo di ulteriori mezzi di trasporto, la metropolitana, che prima si fermava qua, adesso arriva molto più lontano, in futuro arriverà più lontano, i nuovi spostamenti vanno ancora più lontano. Io ho lasciato Bergerio perché per trovare una zona più verde a meno prezzi mi sono spostato in provincia di Lecco. Oggi siamo molto oltre questo. Si sono sviluppate quelle che vengono chiamate conurbazioni o aree urbane. Questa è l'area di Milano di notte. Vista così uno dice tanto grossa,
Vero. Ma vediamo dove si stende. Eccola. Oggi, se vuoi, credo che sia possibile, partire da Milano, dirigersi verso nord e arrivare, non dico a Como, ma sicuramente a Seregno, Saronno, senza mai trovare un campo. Al massimo possiamo trovare un prato spelacchiato, ma senza mai trovare un'azienda agricola. La città si è estesa a tutta questa zona. La cosiddetta area urbana di Milano, al momento, occupa, scusate solo un attimo che trovo i dati, 8 milioni di abitanti, 8.000 km quadrati, comprendendo praticamente tutta la Lombardia, Bergamo, Como, Varese, Pavia, Monzalecco e alcuni centri piemontesi come Novara. Da tutta quest'area gravita su Milano. All'interno di tutta quest'area abbiamo persone che giornalmente si recano a Milano per lavorare, studiare, divertirsi, andare allo stadio, al cinema, al teatro. Questo è un fenomeno che riguarda tutto il mondo. L'area urbana della... un attimo avanti, queste qua sono le aree urbane della West Coast e dell'East Coast degli Stati Uniti, che vanno da Boston fino a Washington, comprendendo città come New York e Philadelphia. C'è un'area urbana sulla West Coast che va da San Francisco fino a San Diego, è una linea praticamente interrotta di centri urbani che si sono uniti tra di loro. Si parla di megalopoli del nord-est, il termine tecnico è una conurbazione. Cosa vuol dire? Che in realtà qui non abbiamo un'unica città, come nel caso di Milano. Questa qua non è tutta Milano. La città si espande e nasce un'area urbana all'interno della quale sono contenuti altre entità amministrative, come per l'appunto Sesto, Saronno, Cinisello Balsamo, San Donato, eccetera. Queste, vado un po' corto, aree urbane hanno raggiunto le dimensioni che non sono fantascientifiche, sono oltre. Blade Runner è già qui. L'area urbana di Tokyo e di Mosca hanno più abitanti di alcuni stati come l'Austria e l'Ungheria. Se domani si decidesse uno scambio, tutti gli ungheresi vanno in vacanza a New York, vanno in vacanza a Tokyo, tutti gli abitanti dell'area urbana di Tokyo vanno in vacanza in Ungheria, alcuni abitanti di Tokyo non troverebbero casa, perché a Tokyo c'è più gente che in Ungheria, mentre gli ungheresi avrebbero facoltà di scegliere quale casa occupare a Tokyo. Abbiamo delle città che sono più grandi degli stati, e non si tratta di stati particolarmente piccoli. New York ha più abitanti della Svizzera, Mosca molti più abitanti dell'Austria o no, dell'Ungheria. Abbiamo appunto queste grandi realtà urbane che hanno assorbito il territorio circostante, che pongono enormi problemi, sicuramente, come dicevo, Milano, no? L'espansione di Milano progressiva. Al momento siamo qua, ma inizia già ad allinearsi un cerchio ancora più esterno, fatto di nuove autostrade, vedete, questa è la circolazione interna, questo è il cerchio delle tangenziali attuali, mettiamo la Pedemontana, mettiamo la Brebemi, si sta già formando un cerchio ancora più esterno attorno a Milano, di cui facciamo parte anche noi. La realtà del futuro è probabilmente, grazie sicuramente, questa. Delle grandi conurbazioni, dei grandissimi centri urbani che vanno a comprendere tutti i comuni circostanti. Si parla tanto di grande Milano, di rompere la provincia, creare questa grande unità amministrativa che non so bene come dovrebbe essere, ma la realtà è già avanti. Qualunque decisione prendano i nostri legislatori arriverà con anni di ritardo. Qual è il problema che questo dà ai singoli paesi? Ovviamente il problema ben conosciuto è quello di diventare dei quartieri dormitorio, perché i sobborghi, come li chiamano in America, dove sono spesso dei luoghi
anonimi, privi di vita. In America questo è particolarmente vero, perché spesso i sobborghi nascono ex novo, non sono dei paesi che vengono affollati da chi viene dalla città. Sono delle lottizzazioni destinate a chi lascia la città e quindi spesso completamente spersonalizzate. In questi sobborghi proliferano quelli che vengono detti non luoghi, cioè per esempio i centri commerciali. I centri commerciali sono detti non luoghi perché sono dei luoghi privi di una loro identità. Se voi andate nella piazza di un paese, immaginate che qualcuno vi rapisca e vi porti in una piazza di qualche paese e vi abbandoni lì, possibilmente con soldi per un caffè, voi togliete la benda dagli occhi, guardandovi attorno capite, o sono in Germania, ci sono delle case fatte in un certo modo. Questa qua sembra la Grecia, case bianche con finestre azzurre, magari sono dei luoghi comuni però rendono l'idea. Questo è il Trentino, questa è la Brianza. Se vi rapisse e vi portassi in un centro commerciale, non avreste nessuna possibilità di capire in che parte del mondo siete. Un centro commerciale, le torri bianche di Vimercate potrebbero essere a Los Angeles, a Tokyo, ad Abu Dhabi, a Londra, e sarebbero identiche a se stesse. Sono dei luoghi spersonalizzati anche nei prodotti che vendono, tra l'altro. Sono dei non luoghi perché sono dei luoghi dove non c'è possibilità di relazionarsi con gli altri. Nella piazza del paese c'è il bar dove si va a chiacchierare o spettacolare sulla vicina. Nei centri commerciali no. Il rischio maggiore di queste conurbazioni è proprio questo. La distruzione del tessuto dei paesi che esistevano prima, la cannibalizzazione del comune che viene inserito all'interno di queste grandissime strutture urbane, che perde totalmente la sua identità. I tipici paesi dormitorio, in cui uno non sa neanche di appartenere a un certo comune. Da questo punto di vista, il rischio è concreto anche per un paese come Bulgaria, che ha molto subito negli ultimi anni uno sviluppo urbano estremamente rapido. Come dicevo, anni 70, dalle di nord, da qui non c'era nulla, fino a Villa Fiorita, non c'era nulla verso l'Euromercato quasi, non c'era nulla verso Cologno, verso Bettolino. Qual è la soluzione? Ma la soluzione che viene trovata è soprattutto in una, che è quella dell'associazionismo. Va bene? Nell'associazionismo e nella presenza di un ente locale come il comune. Se i paesi oggi vogliono mantenere una loro identità all'interno di queste grandi conurbazioni che stanno formando, l'unica strada è quella di mantenere una vita sociale. La conurbazione tende a distruggere la vita sociale perché tramuta il paese in un quartiere dormitorio di gente che poi gravita sul centro, sulla città, di gente che non riconosce di avere una propria identità culturale come abitante di quel territorio. Le uniche cose che possono radicare il singolo, il cittadino al territorio sono le iniziative culturali, sociali, sportive e l'associazionismo. Un paese che dispone di molte associazioni, queste qua sono alcune delle associazioni che ho trovato in giro, alcune le conosco, alcune meno, al di là che siano meritori, al di là che il Bulgaria Calcio vinca, perda, che facciano dei bei film al Cineteatro San Giuseppe o che il CAI organizzi delle belle gite, svolgono oggi un ruolo fondamentale. Se il problema per molti amministratori non c'è questo, vivo in un paesino, dicevo, di 4.500 abitanti che sta subendo oggi l'urbanizzazione, crescita continua di case, immigrati, che vengono da fuori, e perdita dell'identità del territorio. Quello che tiene vivo un comune è proprio l'associazionismo e l'attività vostra, come dipendenti comunali, la capacità di costituire un punto di riferimento per le persone. Bulgaria sta funzionando, da quello che vedo, ho ancora i genitori che abitano qua e vari amici. Altri paesi invece questo non l'hanno fatto.
non l'hanno fatto, sono stati assorbiti completamente dalla grande metropoli e hanno perso progressivamente la loro identità. Il mio augurio per i prossimi 150 anni del comune è che è riuscita a continuare a mantenere quell'identità che finora Borgherio ha mantenuto, a legare i cittadini e a essere non semplicemente un luogo geografico, ma come ancora adesso Borgherio, essere un luogo vivo. Mi scuso per la frammentarietà che c'è stata, perché in due ore non era impossibile dare una cosa molto unitaria. Ho preferito fare delle fotografie su alcuni periodi molto rapidi, diciamo testa una specie di tama su cui poi la signora sarà bravissima a dare l'ordito e il disegno complessivo. Spero in questo di esserci riuscito. Se ci sono domande o altre cose. Se no me le faccio da solo le domande. Sono bravissimo. Devi spegnere tu. Ecco adesso. Ma io ecco, la frammentarietà è stata anzi forse un pregio, nel senso che proprio quello che dicevi tu all'inizio, no? Non fare la storia dell'Italia, lasciare poi a Luciana, come dire, l'affondo sulla storia brugherese non era un compito facile. Devo dire che insomma credo che parecchi spunti siano stati colti da tutti, e anche, come dire, questa conclusione, questa decisamente non concordata, credo che apra davvero delle prospettive che credo molto molto interessanti di riflessione dentro la città e dentro il comune. Naturalmente sei invitato, se lo vorrai, insieme a tutti noi e ad altri colleghi che vorranno partecipare ai prossimi incontri. Le due date le ricordo: giovedì 11 dicembre e giovedì 18 dicembre, sempre circa dalle 2 alle 4, con la possibilità, per chi non ha potuto partecipare oggi o non potrà partecipare ai prossimi, di seguire la registrazione. Io credo che se non ci sono altre domande, possiamo salutare Marco Lunari con davvero un grande, grande ringraziamento. Nessuna domanda? Non è il dibattito alla corazzata Potemkin per cui tutti devono stare qui, però se qualcuno ha qualche curiosità. Oddio, questo vuol dire in pratica fare la storia dei contratti agrari lungo 700 anni. Do due risposte che non sono completamente vere, ma abbastanza. Innanzitutto abbiamo anche un aumento del controllo dei proprietari, cioè il contadino medievale spesso non aveva il proprietario così addosso come ce l'aveva il contadino dell'Ottocento. Nell'Ottocento era molto diffuso per esempio la mezzadria, che era un contratto capestro, perché spingeva il contadino ad essere progressivamente indebitato, e infatti poi verrà messa fuori legge, se non mi sbaglio, nel 1950, in quanto considerata ingiusta. Oltre a quello, comunque, una delle differenze fondamentali che
comporta un peggioramento della vita contadina è il progressivo sparire degli spazi comuni. Cioè, al di là la struttura, come ha fatto le campagne? C'era il villaggio, il paese, attorno c'era la fascia dei campi coltivati e poi al di fuori c'erano dei campi, delle zone che non erano coltivate, potevano essere boschi, potevano essere prati, dipende. Queste zone erano soggette a diritti comuni, cioè tutti gli abitanti dei villaggi potevano usufruirne. Potevano usufruirne, per esempio, il bosco era fondamentale nel Medioevo. Nel Medioevo il bosco non veniva misurato a ettari, ma a maiali che ci potevano pascolare. Questo bosco permette di vivere a 20 maiali. Ecco, questi prati comuni erano una risorsa fondamentale per i contadini, perché potevano ottenere legna, potevano cacciare, potevano raccogliere i frutti spontanei. Adesso i frutti spontanei non sono, attenzione, il mirtillo e i lamponi, che io gradisco molto, sono le noci e le castagne. In alcune zone le noci e le castagne erano un alimento fondamentale, perché poi arrivavano proprio d'inverno, quando c'erano meno altri prodotti, e hanno un alto valore nutritivo. Sappiamo tutti che se mangiamo noci e castagne tendiamo a mettere lievemente su peso. Ecco, questi terreni comuni vengono progressivamente, nel corso della storia moderna, cancellati e diventano proprietà privata. Nell'Ottocento non ce ne sono più. Dove vado in Trentino in montagna ci sono ancora. I boschi vengono divisi in aree, vengono sorteggiati dagli abitanti del comune, residenti, e ogni abitante ha diritto in quella zona a far legna, ad abbattere gli alberi che la guardia forestale segnala come possono abbattuti e far legna. Così ognuno ha la legna per la stufa di casa sua e chi non la vuole se la vende. Non è un grande vantaggio economico, sono un vantaggio stimato sui 300-400 euro all'anno, però è un po' significativo. Questi campi comuni vengono progressivamente cancellati. Mano a mano che si diffonde un tipo di conduzione, diciamo, borghese, non ci sono più. E i castagneti, i noceti diventano proprietà privata. Se il contadino ha il suo albero di castagne bene, altrimenti basta, non può più accedere, perché quella è proprietà di qualcheduno. E questo segnala un netto peggioramento nelle condizioni di vita. È il fenomeno che poi in Inghilterra viene detto delle enclosures, cioè della chiusura degli spazi comuni che vengono occupati dai proprietari. Questo è uno dei fattori fondamentali. La dieta di un contadino del 200 prevedeva più carne di quella di un contadino veneto nell'Ottocento. Le famiglie venete dell'Ottocento più povere, la cena era la polenta con la ringa. La ringa stava in mezzo al tavolo, si strofinava la polenta sopra per farle dar sapore e poi la ringa non la si mangiava. La si mangiava solo la domenica, proprio condizioni di miseria assoluta. Però attenzione, questa è una cosa che noi sbagliamo spesso. Noi pensiamo che dove ci sia più industrializzazione, più avanzamento tecnologico, condizioni di vita migliori, spesso è l'opposto. Se noi andiamo per esempio nei paesi del sud del mondo, le condizioni di vita peggiori non le troviamo dove c'è sviluppo industriale, ma spesso dove c'è uno sviluppo agricolo, perché allora magari c'è il villaggio in Africa o in Indonesia isolato, senza cure mediche, tutto è vero, però c'è il contadino che magari deve fare 4 km a piedi per andare a prendere l'acqua, ma che c'ha la sua mucca, le sue galline, il suo campo. Quando arriva l'industrializzazione, cosa troviamo? Il contadino sradicato che va in città e vive per strada. Pensate a certe zone dell'India, la gente che dorme per strada, abbiamo maggior sviluppo industriale che in altre zone agricole, ma condizioni di vita peggiori per una larga parte della popolazione. Sembra una contraddizione, ma è l'idea di progresso che a volte è fallace.
Sì. Sì. Cambia completamente, non lo so onestamente. Cioè, adesso non voglio entrare nel campo del diritto amministrativo, rivelo la mia ignoranza. Non so quanto sia cambiato nelle province ultimamente, quanto in seguito alle ultime modificazioni legislative le competenze delle province sono state trasferite alle regioni e ai comuni, lo ignoro totalmente. Come cittadino però non me ne accorgo. Cioè, insegno in una scuola, la mia scuola è comunque, non so se sia già passata la provincia, la competenza sull'edificio scolastico, ma la mia scuola cade a pezzi comunque. E ho una certezza che anche quando la competenza sulla scuola passerà alla regione, nessuno provvederà ad aggiustare la scuola, al massimo la topperanno. Ora, spiego meglio. È vero che alcune differenze possono esserci, però le differenze sul piano amministrativo non sempre vengono colte dal cittadino. E questo come dipendenti comunali credo che lo sappiate abbastanza bene. Se una competenza viene spostata dalla provincia, dalla regione al comune, non è detto che questo comporti subito un miglioramento nei servizi erogati al cittadino. E questo succede abbastanza spesso. Ci sono stati degli spostamenti istituzionali negli ultimi mesi, anni, però non è detto che abbiano una conseguenza rilevante. A un contadino del tempo non cambiava molto. Teniamo anche presente che i comuni del tempo, insomma, a parte che avrei voluto approfondire, non ho potuto per motivi di tempo, non è che avessero grandi risorse amministrative. Quando la prima legge sulla scuola italiana prevede l'obbligo dell'istruzione fino a 2 anni, scusate, fino a 2 anni, per 2 anni di istruzione obbligatoria, e assegna ai comuni l'obbligo di provvedere alle scuole. I comuni cosa fanno? Assolutamente nulla perché non hanno fondi. Quindi in realtà non è detto che l'istituzione del comune si trasformi subito per i cittadini in servizi erogati in qualche cosa che si appare tangibile. La Chiesa rimaneva quella. Sì, però è un peso in più, eh. Sì, però non. Ma viene. Allora, da questo punto di vista sì. Aumentano gli obblighi per la popolazione, senza dubbio questo è uno dei motivi che porta alla disaffezione verso lo Stato unitario. Però che ci fosse poi, specie per gli stati più bassi della popolazione, dei cambiamenti notevoli, onestamente tendo a crederne abbastanza poco. Non sempre, ripeto, le trasformazioni amministrative hanno una ripercussione immediata sulla popolazione. Spesso i benefici, oppure se i benefici arrivano, spesso sono nascosti, non si notano, quindi non credo che per un borghese sia cambiato più di un tanto. Entrare a far parte di un comune con altre 3 parrocchie della zona cambia qualcosa? Sì e no. La struttura di riferimento ha soprattutto la chiesa. Quindi hanno comunque 3 parrocchie che facevano parte della stessa pieve. Ovvio.
Così avete conosciuto la dottoressa Luciana Tribuzio Zotti, che terrà i prossimi due incontri, che è una storica locale che da tantissimi anni collabora con col comune, con la biblioteca. Abbiamo l'onore di averla nello staff, ecco, dei volontari della sezione storia locale, e quindi con lei entreremo proprio nel dettaglio invece di cosa ha voluto dire passare dall'Unità d'Italia alla Costituzione del Comune di Brugherio, quindi con tutta la fase preparatoria che ha portato alla nascita del nostro comune, e poi nel secondo incontro arriveremo invece più avanti verso già alcune fasi di questa urbanizzazione. Penso che voleva concludere. No, perché immagino un po' i colleghi, so che questo è il loro orario di chiusura, esatto. E comunque intanto vi ringraziamo tutti di essere venuti, di aver partecipato a questa opportunità, e per chi desidera, appunto, per chi desidera continuare questo percorso, in cui aumenteremo l'affondo, ecco, nelle questioni proprio brugheresi. L'appuntamento è il prossimo giovedì alle 14. La replica di questo incontro è già disponibile in videoproiezione sul sito del comune, sarà disponibile nei prossimi giorni, però sappiate, magari dire ai colleghi, che giovedì prossimo la mattina in biblioteca alle 10:30 abbiamo comunque organizzato una visione collettiva. Questo perché chi desidera, ovviamente, se lo guarda da casa, se lo guarda dal lavoro, da dove vuole, perché è autorizzata anche la visione dall'ufficio, però per chi non volesse o volesse partecipare comunque a un'iniziativa di gruppo, in modo da, come dire, prendersi l'appuntamento e dedicarlo, perché sennò so bene che mandiamo avanti tutte le nostre responsabilità di lavoro, l'appuntamento appunto alle 10:30 giovedì prossimo. Grazie a tutti, alla prossima settimana.